sperando che oggi la connessione sia stabile. Ci siamo quasi, eh? Ci sei, Ciao, Costanza? non so se mi vedete. Non so. Sì, io ti vedo, ti sento anche. La connessione è Ok. sempre quella da coronavirus, che in questi giorni Esatto. dà un po' fastidio a tutti. Ci siamo già Vero. passati. Buonasera, Costanza, innanzitutto. Ma ciao, ciao a tutti, grazie di avermi, è un piacere. Stanno arrivando un po' di persone. Allora, mentre le persone arrivano, intanto ti presento l'associazione, la presento a chi non si conosce, così tu fai lo stesso per coloro che conoscono noi e non conoscono ancora te. Casale Lab è un'associazione di volontariato attiva appunto a Casal di Principe. Facciamo principalmente formazione e informazione, quindi diciamo che lo scopo dell'associazione si rifà molto anche a quello che è l'argomento della discussione che faremo oggi. Infatti noi oggi abbiamo pubblicato il secondo numero di un giornalino che stiamo pubblicando, che si chiama proprio Fact News e vuole proprio andare contro le fake news. Quindi diciamo, ci stiamo impegnando in questo senso. E abbiamo fatto altre dirette precedentemente perché non si può fare altro in questo periodo. Costanza, presentati invece a chi non ti conosce già. Beh, intanto complimenti per il vostro lavoro. Ciao, per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Costanza e adesso sto gestendo un canale YouTube, di divulgazione scientifica. Mi occupo per lo più di fisica e matematica con un po' di filosofia dentro. Il canale si chiama Polinerdeia e ha come target, diciamo, tutti quanti, ecco, cerca di renderlo più o meno accessibile a tutti. Quindi se volete dare un'occhiata dopo, quando è finita la diretta, trovate tutto quanto nel mio profilo. Nel mio profilo. Sì, mi fanno notare che sta laggando un po', però purtroppo ci dovremo abituare perché è questa la situazione. Ne abbiamo fatte altre dirette, è andata sempre in questo modo. In basso avete anche la notifica per le domande, quindi durante la diretta chi è che volesse fare qualche domanda, non scrivete nei commenti che diventa complicato, poi scrivetecela direttamente che la vediamo in evidenza. Allora, l'argomento che volevo appunto introdurre oggi era l'informazione, diciamo, nel periodo di coronavirus e quindi il ruolo che possono avere i divulgatori indipendenti come te, che lo fanno attraverso principalmente YouTube, ma anche chi lo sta facendo su Instagram, chi lo fa bene, chi lo fa male, diciamo una discussione a 360 gradi su questo argomento. Tu hai fatto anche una diretta di recente che ho visto su YouTube, proprio trattando l'argomento insieme all'altro canale di Entropy for Life, Già. molto interessante. Sicuramente ci sono molti spunti Già. interessanti in quella diretta anche per una chiacchierata oggi. Allora, tu come divulgatrice, innanzitutto, che difficoltà stai affrontando in questo momento? Sia difficoltà fisiche che concettuali? Vabbè, difficoltà fisiche è il fatto che per avere un po' più di spazio e per non dover filmare ancora dalla mia cameretta, avevo fatto una sorta di studio a Milano, in quella che era la casa dei miei nonni. Ecco, ne avevo presa una stanza, l'avevo trasformata a studio, ci avevo messo delle luci un po' carine, cose così. E ovviamente adesso non posso andarci, quindi non posso registrare video, quindi ho dovuto attrezzarmi in altro modo. I collaboratori che ho trovato sono adorabili e mi hanno fatto un prezzo di favore, sono stati fantastici, ovviamente. Però, per dire, è tutta gente che comunque non lo fa di lavoro, quindi per dire, dovevo far uscire un video fra qualche giorno, ma ci siamo persi e tutti i filmati che avevamo registrato fra uno e l'altro, quindi adesso il ragazzo lo deve rigirare. Sono problemi del genere che non ci sarebbero se potessi liberamente andare in studio e farmi Andare in lavorare in studio video. e Però, farlo. cioè, io ovviamente rimango molto grata che il lavoro ce l'ho ancora, Ancora. quindi cerco di concentrarmi su quello, ecco. E che non ha nessuno a cui badare al di là di me, ecco. E io però non ti vedo più. Io ti vedo e ti sento, un po' laggavi prima, non so se dei commenti ci possono dire se ci vediamo. Qualcuno nei commenti ci può dire se va tutto bene? Mi vedi? Mi senti? Sì. Ok, io ti vedo e ti sento. Nei commenti se ci sono difficoltà, magari ce ne segnalatecelo così. Siamo al corrente, almeno se ci sentite voi, che è la cosa importante. Ok, quindi diciamo che la quotidianità è cambiata parecchio. Tu, se non erro, studi a Torino, ma sei a Bologna, giusto? No, io studio e vivo a Bologna e ho lo studio a Milano.
perché a Milano c'era la casa dei miei nonni, quindi l'ho fatta lì. Ok. Questa però è la difficoltà fisica, che in realtà è la minore. La difficoltà che io sto trovando vera è... Allora, io non mi occupo di queste cose, quindi... Cioè, trovare un equilibrio... Io non me la sento di informare le persone sul coronavirus, ecco. Perché non sono... Intanto perché seguire le notizie mi stressa tantissimo... E poi perché io non mi occupo di virologia, non mi occupo di biologia, io faccio fisica e matematica, quindi non c'entra. Perciò, cioè, di che cosa parlo, ecco, diciamo? Come faccio a fare contenuti che effettivamente aiutino la gente a distrarsi senza sembrare che voglio far finta che il virus non ci sia, ecco? Come comunicare in un momento in cui tutti quanti sono stressati e tutti quanti... Insomma, non sono esattamente al massimo delle loro forze, al massimo della loro empatia, ecco, Io ti ho è persa per un muoversi attimo. dal punto di vista. Sei sparito? Cioè, sento che stai parlando, però sì, adesso va un po' meglio. Che forse si sta ristabilendo un po' di connessione. Ok. Se è tutto ok, si può continuare. Perfetto. Purtroppo queste difficoltà sono all'ordine del giorno. Allora, hai già accennato quindi, diciamo, a qual è di cosa parli sul tuo canale YouTube, che quindi, anche se non è un argomento collegato chiaramente direttamente al coronavirus, comunque noti delle difficoltà anche, suppongo, nel pubblico. Come è cambiato un po', diciamo, anche magari. Cioè, la gente sembra sempre più incazzata in questo periodo, quindi non so se questo si nota anche quando si fa Beh, allora, divulgazione. beh, ho notato un incremento nei commenti complottisti, diciamo, e cose così. Cioè, la parte più complottista, e io mi occupo di meccanica quantistica, quindi, diciamo, la parte, non voglio dire la parte peggiore della mia audience, però, insomma, quelli un po' più problematici tendono ad essere dal settore tipo esoterico, quelle cose tipo la mente quantistica, quelle cose lì, no? Ho notato che hanno... Cioè, persone a cui avevo visto fare commenti relativi a quelle cose lì, adesso hanno iniziato a fare commenti molto complottisti e sono arrivate sì alcune persone che pensano che sia una cosa escogitata da nazioni e così, È molto difficile da debancare quella roba lì, perché uno, io non me ne occupo, perciò, cioè, perché dovrebbero parlare con me, e due, non ho assolutamente gli strumenti per farlo, quindi ho notato un po' un incremento nel complottismo, ecco. Sì, è vero, diciamo che queste bufale che poi vengono diffuse diventano virali molto facilmente, quindi diventa anche...
Devi ripetere la domanda, tu come hai visto? Come vedi in questo momento l'informazione, quella ufficiale, cioè giornali, testate giornalistiche e TV, secondo te come si stanno comportando? Confesso che sono... Allora, io personalmente sono un po' delusa, ho paura però a dar voce a questa mia delusione perché ho paura di alimentare ulteriori complottismi, ecco. Io credo che avrebbero potuto fare un lavoro migliore a dire bene come bisogna comportarsi. Credo che si sia creata un sacco di confusione, specialmente rispetto alla cosa delle mascherine, quella avrebbero potuto comunicarla meglio. Ripetere continuamente che bisogna lavarsi le mani, e quella è una delle cose veramente più importanti e non la sento dire abbastanza spesso. Credo che... Cioè, in generale io non sono mai stata una grande fan del... continuo, cioè flusso continuo 24 ore su 24 di notizie dell'ultima ora, sempre costantemente che va. Non sono mai stata una grande fan di quello e non lo uso per informarmi, ma avere quella cosa lì che parla letteralmente solo del coronavirus è stato un po' stressante. Se questi ci hanno aggiunto abbia aiutato a prendere decisioni migliori o se non si sia messo in mezzo così. Però mi rendo anche conto che questa è una situazione nella quale c'era molto poco da fare, cioè se io sto avendo difficoltà a comunicare a un audience di 10.000 persone, mi immagino come deve essere quelli che devono comunicare a 60 milioni di italiani e comunque tutti quanti quelli che lavorano stanno facendo assolutamente il meglio che possono e la fonte ufficiale, cioè c'è comunque bisogno, specialmente in questi momenti, di una fonte ufficiale, ecco, quindi sono contenta. Cioè, so che stanno facendo del loro meglio e so che cercheranno anche di fare del loro meglio in futuro. Beh sì, proprio a proposito di fonti ufficiali, diciamo che è interessante notare come, proprio per arrivare forse a un maggior pubblico, si sia molto utilizzato il canale del social, lo stesso Conte che comunica sempre via Facebook, che da un lato sì è efficace perché comunque riesce a prendere sia il pubblico dei social che quello poi delle TV perché vengono comunque riprese le dirette. Forse però da un lato può delegittimare un po' perché parliamo comunque di un social network di usi di grande diffusione di uso comune, che diventa la pagina ufficiale del presidente. Allora, io non credo che il problema sia che è delegittima, cioè comunque viene trasmesso a reti unificate, quindi, e comunque il presidente, quindi chi se ne frega, ecco, Facebook è una realtà ed è un mezzo di comunicazione. No, piuttosto io mi faccio la domanda, considerando che molte poche persone nella fascia più giovane sono... che sono quelle che dovrebbero essere sensibilizzate di più perché sono quelle che tendono a dire: ah, vabbè, ma a me il virus non mi può colpire, quindi mi faccio gli affari miei e non faccio niente. Mi chiedo che senso abbia farlo su Facebook, dove sappiamo ormai da anni che l'età media in realtà è un po' più superiore, perché non farlo su Instagram, per esempio, o scegliere altri canali che tendono ad attrarre un pubblico più giovane, visto che quello di Facebook, secondo me, è già in realtà quasi del tutto coperto dalla televisione. Sì, è vero, diciamo che ormai Facebook non è più di utilizzo comune tra i giovani come un tempo, quindi il target forse è lo stesso delle TV, cambia davvero poco. È anche vero che... Quello con cioè una sorta di task force per comunicare in tempi di coronavirus, quello con a cui è stata presa anche Roberta Villa, che tra l'altro supporto al 200%, andate a seguirla. Sì, all'inizio ti ho persa, ti ho recuperato giusto alla fine. Non so se adesso invece voi mi sentite tutti. Ok, mi puoi ripetere la domanda?
Ok, dicevo, se poteva essere utile fare una sorta di censimento di quelle che sono le fonti ufficiali o comunque verificate, proprio in questo momento, in modo tale che se un dato magari non viene... Io credo già che al governo siano stati dati poteri straordinari sufficienti. Delle due, io credo che sarebbe più efficace promuovere alcune fonti piuttosto che altre. Per esempio, è stata istituita questa task force di divulgatori, diciamo, per la situazione, di cui Roberta Villa è anche parte, quindi. So che è una fonte che viene verificata bene, ecco, di lei mi fido molto perché so che lavora bene. E, delle due, io piuttosto che dare al governo il potere di decidere quali sono le fonti legittime e quali no, che è una cosa che potrebbe degenerare facilmente nelle mani sbagliate, credo che sia meglio che il governo promuova alcune fonti, dice se volete le notizie vere andatele a cercare qui, andatele a cercare sugli studi scientifici, che mette insieme una, che ne so, una guida veloce per come leggere uno studio scientifico o anche solo per come non cadere in una fake news, piuttosto che decidere lui o eleggersi a unica fonte ufficiale. Credo che sia meglio così. Io non ti sento. Sì, dimmi. Su canali social molto? Sì, ti sento, vai avanti. Costanza, Ehi! vediamo se con la mia ci riusciamo. Innanzitutto, piacere, mi chiamo Gianluca Natale e sono il presidente di questa associazione. Piacere. Vediamo se riusciamo a fare questa diretta come Dio comanda. Ma non Va so se ho un bene. problema Francesco o un problema generale, perché sembra che qualche diretta ultimamente stia, o meglio oggi, dicevano che alcuni stavano saltando un attimo. Sì, Allora, no, ma è un po' così. Anch'io qualche settimana fa ho fatto una diretta e crollava continuamente. Non, lo so che è un po' così la situazione, non ti preoccupare. ok, perfetto. Allora, che stavate dicendo? Perché anche io là mi sono, dico la verità, sono rimasto ai complotti, sono rimasto. Se Mi stavamo allora senti? non so. Sì, ti sento, ti Speriamo che sento. va. Vado? Ci sei? Ah. Ok, allora, un po' di pazienza. Sono rimasto alla teoria complottista, io sono rimasto, perché non... poi dopo non ho, cioè non sono riuscito più ad ascoltare perché saltava. Sì. Sì, abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato anche del fatto che se sia giusto oppure no, dare un potere di censimento, diciamo, come posso spiegarmi, dare al governo il diritto di, diciamo, dire quali sono le fonti vere e le fonti no, ecco, per adesso, per dirla un po' alla brutta, così. Che effettivamente in una situazione di emergenza può sembrare utile, io mi sono espressa contraria perché ci sono molte figure politiche nelle mani delle quali vorrei assolutamente non vedere quel potere, ecco, io credo che sarebbe molto pericoloso, quindi.
Esatto, infatti il problema è anche questo, voglio dire, perché da un lato proprio ieri io sentivo che in America stanno facendo degli studi in base ai quali si diceva che probabilmente questo virus nasce da uno studio, o meglio da uno studio di laboratorio lì in Cina, no? Anche sull'origine di questo virus se ne dicono che se ne dicono. Giusto? Mi Sì. senti? Ok, e quindi voglio dire, quanto poi può essere fondamentale una giusta divulgazione delle notizie da questo punto di vista? Secondo me quello che sta facendo per ora il governo va più, cioè, ovviamente potresti, col senno di poi potresti sempre fare qualcosa di meglio, ecco, e ovviamente ho le mie critiche a come è stata gestita la situazione, però mi rendo anche conto che, cioè, nel senso, io non so bene come comunicare. E ho 10.000 persone che mi seguono, un cazzo di niente, come fai a comunicare a 60 milioni di persone, tutte in ansia, tutte preoccupate così? Ci sta che uno faccia degli errori, ecco. Io sono pronta a perdonare, ecco, al governo molte cose, ecco. Mi piace che abbiano fatto una sorta di task force, per gestire le fake news. Mi piace che abbiano riconosciuto che è un problema, spero che la gestiscano bene come situazione. E mi piace che, anche se non supporto la scelta di Facebook, credo che sarebbe stato più utile farlo tipo su canali dove ci sono anche più giovani, ma mi piace che comunque Madonna, oggi non ci sto. Mi piace che le live di Conte vengono messe anche su Facebook, fammele chiamare così. Fra le domande ho letto prima che qualcuno diceva ci piacerebbe sapere di più sul suo lavoro di YouTube, non so, ho visto qualcuno che scorreva. Infatti, diciamo, c'è appunto perché all'inizio non si è capito. Se puoi fare una breve sintesi appunto del tuo canale di YouTube, perché hai aperto questo canale? Qual è il tuo scopo riguardo a questo canale? Perché poi lì ho visto, hai un botto di visualizzazioni, di ascolti, tra virgolette. Cioè, qual è il tuo intento principale? Cioè, nel senso, c'è tutto uno studio precedente? Come funziona, voglio dire, prima di lanciare il tuo video, voglio dire. Beh, allora, ho cominciato verso la fine del 2017 perché era un periodo molto molto di merda e avevo bisogno di uno sfogo creativo. Ero alla fine della triennale e avevo, sì, cioè ero andata completamente in burnout e avevo bisogno di uno sfogo creativo così. E volevo qualcosa che unisse la fisica e la filosofia perché nell'ultimo anno mi ero letteralmente solo occupata di fisica, letteralmente solo occupata di stare seduta sui libri 10-12 ore al giorno e studiare, e avevo bisogno di un po' una pausa da quello. It be like that. E avevo bisogno un po' di rincorporare anche il mio amore per il teatro, per la filosofia, per l'arte e così. E quindi ho creato un po' questo prodotto che in realtà ha iniziato a prendere piede un minimo esattamente 2 anni dopo, perché mi è esploso un video per caso. E poi anche un altro, quindi è stato un colpo di fortuna così. E quindi è successo così. Adesso ho delle persone che mi aiutano a scriverli, i video, perciò per lo più io cerco di avere un'idea, dico, ah, ok, fra queste due materie forse c'è un collegamento. Aspetta che trovo un esperto di almeno una delle due che ne sappia qualcosa anche dell'altra, no? Ho Comunque tipo. ci sono più persone che lavorano a questo, diciamo, c'è cioè a questo progetto. Adesso sto lavorando con dei collaboratori, ecco, non posso permettermi di pagare un'altra persona, però posso permettermi, cioè, posso fare solo lavori a contratto, ecco, diciamo, è occasionale, non posso dare uno stipendio a un'altra persona. Però ho quei 4-5 scrittori che non è che a ogni video lavorano 4-5 persone, però dico, oh, ho un'idea, questo qua ne sapeva di computer quantistici, per dire, aspetta che gli scrivo e gli dico qualcosa. E quindi e loro mi aiutano, magari tipo l'idea che io avevo avuto per il video, mi dicono no, questa cosa non ha senso, cioè come tu l'hai pensata in realtà non è così, perché sono, cioè il collegamento che hai visto non funzionava perché una delle due materie in realtà non l'hai capita, cose così. Quindi ho anche quel fact-checking che un po' mi rincuora, ecco. E in questo periodo di coronavirus c'è anche un ragazzo che mi sta aiutando a fare le illustrazioni, perché io con me ho soltanto il microfono a casa. Quindi devo arrangiarmi, non ho la fotocamera per dire, e non volevo girarli con cellulare. Quindi ho dovuto avere una mano da parte sua e stanno diventando. Hanno cambiato un attimo format. Infatti, allora, innanzitutto
abbiamo qualche domanda perché me la stanno mandando live su WhatsApp al PC, quindi è tutto molto più semplice. C'è Reliana, che è la nostra vicepresidente, che diceva interessante sapere come nasce il video YouTube. Abbiamo tanto da imparare perché noi, per esempio, abbiamo lanciato da poco il canale YouTube e quindi al massimo, cioè, poi seguendoti, vediamo un attimo, cerchi di capire come possiamo crescere anche noi da questo punto di vista. Anzi, se ci puoi dare già qualche consiglio, ora poi dopo passo subito alle domande che Francesco mi sta scrivendo. In realtà è che io le cose, cioè io, cioè io ho avuto successo nonostante sbagliassi praticamente tutto, ecco, perché tipo le thumbnail le facevo malissimo, non ho una grafica del canale, i titoli sono un po' del cazzo, non so fare quello che si chiamano l'SEO, cioè scrivere i tag e i titoli in modo che la gente ti trovi tramite Google, quelle cose lì, sai no? E infatti dopo, cioè, ho avuto un paio di mesi nei quali sono esplosa, però adesso sono tornata a praticamente pochissime views per un canale da 70.000 iscritti, ecco, quindi devo un attimo mettermi anch'io a imparare quelle cose lì. Comunque, secondo me, la cosa più importante è cercare di fare qualcosa che non fa nessun altro. Io sono molto orgogliosa del fatto che faccio qualcosa che in questo momento, secondo me, almeno cioè, quando l'ho iniziato io su YouTube Italia, nessun altro lo stava facendo. Adesso, secondo me, c'è un'altra persona, Spazio Torcigliati, che lo sta facendo. Però, comunque, è una nicchia che ho un po' creato da zero, anche se è una nicchia molto piccola e un po' inutile, ecco. Eh beh, no, non è inutile, questo non è mai inutile, questo tipo di... Ed è. È una. Cioè, ho notato che quello che faceva Vsauce non c'era nessuno in Italia che lo stava facendo in quel modo lì, diciamo. Ho voluto un po' prendere ispirazione da quello e da altri divulgatori anche che ho visto che in Italia non erano stati ripresi abbastanza e quindi ho voluto provare ed è piaciuto e sono contenta di aver Ma in iniziato. base anche alla tua esperienza, dico, appunto, cioè in Italia... Rispetto agli altri paesi, qual è l'approccio rispetto agli youtuber, tra virgolette, anche cioè, da un punto di vista educativo, no? Cioè non semplicemente andare a vedere il trailer di un film oppure c'è la pubblicità di una macchina che esce o di un videogioco, quindi diciamo cose futili, tra virgolette. Beh, non lo so, non ho idea di quale sia l'attitudine verso gli youtuber, ecco, sai, credo che sia il genere di cose che dipende molto da persona a persona. Cioè, se a te piace guardare YouTube, probabilmente avrai un'opinione molto positiva di YouTube perché ci sono quelle due o tre personalità, no, a cui sei molto affezionato. Mentre se tu non guardi tanto di YouTube, è ovvio che avrai un'impressione di YouTube che ti arriva solo dalle cose più mainstream di YouTube che. Siccome sono mainstream, forse non hanno quella profondità e quella specialità che si ha, no? È un po' lo stesso per il mondo della musica. Se tu non ti prendi il tempo per andare a cercarti, no, gli artisti che piacciono a te, direi sempre: oh, la musica non ha senso, no? Perché senti soltanto le ultime hit di Nicki Minaj o Chi per lei, che tra l'altro io adoro, ma vabbè. E perciò credo che sia un po' così. Non so se c'è un'opinione comune su YouTube, è più questo. Non lo so, io faccio video che mi piacciono e faccio video che io guarderei, ecco. Cioè, ma è perciò che poi ti riescono, perché quando uno, diciamo, ci mette l'amore e la passione per quello che fa, in un modo o nell'altro riesce. Su questo io ne sono certo, ne sono straconvinto. Ti pongo qualche domanda. Allora, mi dicevano, chiedi, che colpi hanno politici e TV nella diffusione delle bufale? Prima domanda. Te ne faccio due, poi tu al massimo come fa Conte, che se le ricorda. Poi, se la comunicazione finora della protezione civile è stata chiara ed efficace, o se nel caso invece dovrebbe cambiare. Allora, sulla seconda non me la sento di rispondere perché non sono informata, molto onestamente. Cioè, In realtà cioè, più che altro non so quali cambierà. cose sono state dette. Dimmi. Cambierà perché loro praticamente fanno fino ad oggi, la Protezione Civile, hanno fatto conferenza stampa tutti i giorni dal 9 marzo alle ore 18. Da stamattina dicevano la faremo 2 volte a settimana, stop. Quindi non ho capito perché questo cambio di rotta, però vabbè, non è, voglio dire, non ci dobbiamo concentrare su Non questo. lo so, credo che, cioè, nel senso, come comunicatore posso apprezzare quanto sia difficile effettivamente comunicare a un pubblico così variegato, così enorme e così terrorizzato come sono gli italiani in questo momento. Quindi, cioè, non me la sento di dire, ma avrebbero dovuto fare così e cosà dall'altro dei miei.
10.000, 50.000, quel cazzo che sono iscritti perché non sono nessuno, ecco, non lo so. È un po' come quelli che al bar discutono, ah, ma l'allenatore doveva fare così così, boh, ma cosa ne sai? Però, alla fine, cioè, non... però boh, certo, è un'opinione, quindi voglio dire... cioè, come... No, ripetimi la prima, che invece avevo qualcosa, avevo opinioni riguardo a quello. Praticamente Francesco chiedeva che colpi hanno politici e le TV, diciamo c'è la TV, quindi c'è i mass media, nella diffusione di bufale. Allora, non mi piace per niente parlare di colpa, comincio dicendo questo, perché nella comunicazione, cioè, è importante tenere a mente che la comunicazione avviene sempre in un sistema complesso, cioè, quanto la puoi controllare è soprattutto in una condizione così particolare come questa, dove tutti sono sempre online e di solito non avviene, tutti prendono le proprie notizie soprattutto online e di solito non avviene così tanto, tutti sono terrorizzati, cioè... Ci sta che uno non dico non sappia cosa sta facendo, perché ovviamente sono molto competenti, però ci sta che uno faccia degli errori che col senno di poi sono stati molto stupidi, ecco. Detto questo, io sono sinceramente molto critica di alcune figure politiche, che non nominerò, ma avete capito perfettamente tutti di che cosa sto parlando, che hanno fondato, secondo me, un'intera carriera sulle fake news. Io credo che il governo in questo momento si stia sforzando di comunicare in modo chiaro e di rassicurare gli italiani, e credo che stia facendo un lavoro quanto migliore si possa fare in una situazione del genere, però vorrei che a livello individuale, diciamo, alcuni politici pensassero prima di condividere e non cercassero continuamente di rimanere rilevanti e di rimanere al centro dell'attenzione, perché questa è palesemente una situazione nella quale bisogna lavorare tutti insieme e non bisogna pestarsi i piedi, e capisco che la tentazione di sfruttarlo a livello politico sia enorme e gli incentivi siano tanti, però è proprio una questione di responsabilità personale. E i giornali anche, capisco che la necessità di fare click e la necessità di essere rilevanti sia letteralmente come il loro business model, quindi capisco che gli incentivi siano molto forti, però, cioè, dovete ora più che mai verificare due volte quello che dite, verificare tre volte quello che dite. Dovete spendere un pochino di più per, che ne so, avere un esperto che potete chiamare al volo e chiedergli, oh, ma questa cosa... Cioè, ci sono i modi per farlo, ecco. E il fatto che figure che hanno così tanto potere e così tanta capacità di formare e di plasmare l'opinione pubblica o non se ne rendano conto o non vogliano mettere questa cosa prima dei loro interessi e degli incentivi che avevano prima, sono sinceramente delusa da alcune cose. Poi io sono una che cerca sempre di concentrarsi sulle cose positive, e in questo scenario io, per esempio, credo che Conte stia facendo un buon lavoro, credo che Mattarella stia facendo un buon lavoro, lo dico apertamente, anche, cioè, proprio senza nessuna affiliazione politica con loro. Penso che a livello umano stiano facendo il loro lavoro come meglio credono, e a livello di giornali credo che il Post stia facendo un buon lavoro, che verifica le fonti e finora non ha scivolato, ed è molto importante per me in questo momento avere qualcuno di cui posso fidarmi, sinceramente. Vi segnalo, ovviamente lo conoscerete già, ma Breaking Italy secondo me anche sta facendo un ottimo lavoro, l'ha sempre fatto secondo me, di verificare le fonti, e merita la fiducia che le persone gli danno. E di nuovo, apprezzo quanto sia difficile come situazione, però, cioè, ci sono persone che fanno il lavoro bene e persone che lo fanno male. Quelli che lo fanno male, dico, cioè, ripigliatevi, non ora, ecco, smettetela di fare i bambini. Scusate il rant. Il fatto è che il problema della politica, o meglio di alcuni esponenti politici, è sempre lo stesso, no? Perché dice, io con la parola forte, anche con lo sguardo indirizzato verso la telecamera, no? Esempio, network show e roba varia, con quella parola che ti colpisce, io ti ho catturato l'attenzione solamente per quella parola, ma non per il concetto che io invece devo cercare di farti capire e devo cercarti di farti esprimere. Anche secondo noi, cioè secondo me, anche parlando con i ragazzi, il governo sicuramente sta facendo un buon lavoro. Spero che i portavoce, Conte non ne tiene solo uno, che perché mi ha preoccupato, diciamo, all'inizio, però obiettivamente è una persona che probabilmente è al posto giusto al momento giusto, perché se avessimo avuto qualcun altro che in passato, diciamo, dialogava con altri tipi di messaggi, altri tipi di strumenti di comunicazione, oggi saremmo
molto più nel panico, anche perché ansie e paure fanno molto più danni del coronavirus. Queste Sì, le hanno sempre fatte. Leggo una domanda dai commenti, anche se vi invito a usare, dovreste avere il box delle domande. Ecco, vi invito a usare quello per le domande. Comunque la leggo perché era interessante, mi è capitato sotto gli occhi. Eccolo qui. Comunque vai, leggile tu, per me è indifferente. Grazie. Dice, è giusto stilare un elenco, come fa ad esempio Bufale un tanto al chilo, di fonti affidabili? Questo riuscirebbe a influenzare il modo delle persone di cercare informazioni o la gente non vuole sentirsi dire cosa fare? Onestamente io credo che questo sia il motivo, il momento più di ogni altro momento in cui la gente vuole sentirsi dire cosa fare. Cioè, e a parte il fatto che stilare un elenco di fonti affidabili non è dire cosa fare, cioè è... Queste secondo me sono fonti affidabili, poi se tu vuoi frequentarle oppure no, è più come un suggerimento, ecco. E io sarei molto a favore, onestamente. Io, cioè, se non avessi dovuto personalmente verificare tutto quello che mi diceva il post, tutto quello che mi dicevano tutti gli altri, di cui adesso non mi fido, e tutto quello che mi diceva Breaking Italy, io sarei stata molto più tranquilla. Serie. E avrei potuto concentrarmi anche soltanto sull'ansia, sui miei amici che sono più in difficoltà, sui miei genitori che comunque sono una categoria a rischio, così. E, cioè, è il lavoro dell'informazione, no? Dei media, di dirti cosa è successo e non cosa la gente si è inventata. Quindi sì, se mi dicessero che io effettivamente questo lavoro lo fai, io sarei contenta. È una grande, cioè, o meglio, cioè, sarebbe una delle più grandi soddisfazioni riuscire a trasmettere informazioni certe, garantite, e che quindi trasmettono a loro volta serenità e sicurezza. Vediamo un attimo, allora, vediamo un po' Yolanda che altro stava scrivendo. Può essere che il problema culturale italiano sia il non saper trasmettere, ad esempio, da parte prof. Io non ho capito che cosa vuoi dire. Da parte propria, secondo me. Da parte propria, può essere, e oppure chiede perché le persone si affidano alla cosiddetta informazione indipendente fatta da Reietti? Cioè, aspetta, non ho capito la domanda, cioè il problema culturale non... Allora, può essere che il problema culturale italiano sia il non saper trasmettere, ad esempio, da parte propria, credo che voleva dire questo. Oppure, okay, oppure Francesco... Vediamo un po' se lei ci corregge un attimo, ci chiarisce. Vabbè, sì, se ci fai il box nelle domande, grazie. Vabbè. Sì, io la sto leggendo. Pure Francesco chiedeva quali canali YouTube, secondo te, stanno facendo giusta informazione sul Covid e quindi ci consigli poi di seguire. Devo dare uno shout-out a Giacomo di Entropy for Life, che sta crescendo tantissimo in questo momento, meritatissimo, secondo me. E ha fatto due o tre virus in cui per primo su YouTube, secondo me, si è messo lì a smontare le news che giravano, quelle grosse che giravano sul coronavirus. Io mi fido di quello che dice Breaking Italy, perché nel corso degli anni ha dimostrato di verificare bene le sue fonti. Ovviamente anche lui ogni tanto una cantonata la prende, però credo che siccome già il giorno dopo, cioè lui, tipo, se un giorno dice una cazzata, il giorno dopo si corregge, che è una cosa che invece i telegiornali non possono fare, quindi... Comunque tendo ad affidarmi a lui, e questi due di sicuro sono importanti. Roberta Villa la seguirei più qui su Instagram, che sta facendo un buon lavoro anche lei di debunking e di informazione. L'avevo invitata per oggi, e anzi, probabilmente forse l'avremo, non so quando, perché ci disse, diciamo, ci saremmo risentiti, però secondo me oggi sta troppo bene, quindi diciamo che proveremo anche con lei da questo punto di vista. Ti ho messo un'altra domanda, e non so se tu in evidenza ti esce. Saresti sì, d'accordo? Sì, no, allora l'ho vista. Dice, saresti d'accordo nel rendere la diffusione di fake news un reato penale? Vabbè, Non so se sia un reato penale, no, reato civile si potrebbe dibattere. Però è spinosa la questione di decidere che cosa è una fake news e che cosa no. E è spinosa la questione di decidere se il governo deve avere o no il diritto di decidere chi è che fa fake news oppure no, perché credo che sia evidente a tutti come è un potere che nelle mani sbagliate può fare molto 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 danno, quindi pensiamoci bene, ecco. Infatti ne stanno girando tante, che la polizia sul sito, o meglio su Facebook, la polizia di Stato, diciamo, le riposta dicendo non ascoltate questi siti. Vediamo un attimo.
vediamo un po' Yolanda. Stilare un elenco di fonti aiuterebbe le persone per informarsi o la gente non vuole? Questa l'abbiamo risposta prima, è una domanda molto intelligente, però l'abbiamo risposta prima, facciamone un'altra. Ok, vediamo un poco. Ugo, cosa pensi del patto trasversale per la scienza, la cosa fatta bio-blu? Non so di che cosa, non so cosa sia, mi dispiace tantissimo. E di Italia non... anche. Mi sono in tutti questi anni rifiutata di seguire BioBlu perché non me ne hanno dato delle opinioni positive, ecco, e credo che continuerò a farlo, onestamente, a meno che non, cioè, a meno che non, se non diventi necessario che io faccia un debunking di qualcosa che dice lui, tipo che ne so, si infila nella mente quantistica anche lui o qualcosa così, però non so chi sia e non voglio saperlo, quindi andiamo avanti. Ce l'ho comunque su WhatsApp. Poi mi chiedevano, chiedi cosa pensa dei divulgatori, invece sono stati radiati dai vari ordini, reietti di comunità scientifica, che però vanno spesso in TV a diffondere bufale, quindi tipo sui vaccini, tipo sulla medicina omeopata, e che danni possono fare? Dai, che cosa volete che pensi? Allora... Non sono figure per cui riesco a provare molta empatia, la devo mettere così, ecco. Non... Cioè, c'è una differenza. Allora, è complicato comunicare questioni complesse come la scienza in parole, senza matematica, a un pubblico, quello lo capisco. Capisco quando le imprecisioni o inesattezze vengono fatte per nonchalance o per... insomma in buona fede, ecco, ma non posso credere che qualcuno che ha costruito un'intera carriera su qualcosa che ormai da 20 anni è debancato dalla scienza sia in buona fede, quindi cioè, se è stato radiato dall'albo c'è un motivo e non ascoltatelo, non ascoltate le persone quando parlano di qualcosa che non è il loro campo e dite ai vostri amici di non ascoltarlo e cioè mettetevi su una dieta, cioè iniziate una dieta di informazioni che sia liberata questa gente qua, perché non vi fanno bene, ecco, cioè vi stanno solo cercando di fregare, cioè, cosa volete anche che ne pensi? Anche il problema principale soprattutto sono quando cioè, uno legge i titoli senza approfondire, poi, no? Allora, basta che tu vedi il link che ti rimanda ad un giornale che magari non conosciamo, che però c'ha un sito internet sempre impaginato bene, ti dà la notizia e per te quella notizia poi diventa, non dico vera, ma quasi. Quindi bisogna invitare ad incitare la gente ad approfondire, a capire chi è la fonte, voglio dire, dove hanno preso quelle informazioni. Devi, soprattutto cioè, devi prenderla come abitudine. Allora, devi prenderla come abitudine di quando leggi qualcosa, di default pensare che sia falso, a meno che non sia da una fonte veramente molto affidabile. Cioè, di default. Poi quando un po' di persone mi iniziano a dirlo, dico, ok, andiamo a verificare questa fonte, la vado a verificare, nel senso leggo, vedo se c'è qualche studio, vedo quali giornali ne hanno scritto, vedo quali giornali citano le fonti e quali no, e se non mi fido, non la condivido, porca miseria. Cioè, lo scopo di una notizia non è di farti sentire bene, non è di farti arrabbiare, è di informarti, e se quella cosa non ti informa, non sottoporre i tuoi amici alla stessa tortura, ok? Non... E questa la dobbiamo prendere come abitudine, esattamente come prendiamo abitudine quella di andare in palestra ogni tanto o di non mangiare schifezze ad ogni passo. Un modo anche qui. Il problema è questo. Anche per chi, e poi leggiamo un attimo perché Yolanda ha riformulato la domanda, cioè spesso no, anche c'è mala comunicazione, tra virgolette, è quella dove c'è un esperto dove ti dice allora questo dato vale X. Poi ci dice un altro esperto, quest'altro dato vale Y. E anche lì poi il sistema della comunicazione è sbagliato. Cioè, se non c'è certezza, non date certezza dove a monte probabilmente, o perché lo volete far vedere, o perché volete il primato, o perché volete il nome sull'articolo del giorno dopo. Crea una Sì, confusione. cioè, allora, detto che cioè, lo spettro che va da rendere una notizia interessante, che però è vera, a cioè, deformare completamente la notizia, è uno spettro continuo, cioè, nel senso, non è che ci sono quelli buoni e quelli cattivi, questo è da dire. E
capisco anche che per il singolo giornalista e il singolo titolista ci sia un forte incentivo a fare un titolo quanto più possibile a chi appa attenzione, perciò capisco perché certe cose succedono, ecco, e non sono una che dà la colpa al singolo individuo, di solito cerco sempre di guardare al sistema e all'insieme di incentivi che hanno portato a una situazione. Però, cioè, tu sei comunque, tu non sei un ingranaggio in una macchina, tu hai un libero arbitrio, lo scegli che cosa fare, hai una minima di responsabilità, non condividere notizie che non hai verificato, non fare titoli che siano completamente deformanti di quello che hai fatto, perché se no stai facendo una cosa moralmente sbagliata, cioè è semplice così. Ma infatti ci sono alcuni, diciamo, cioè non solamente politici, però diciamo cioè più delle volte in questa situazione, semplice, cioè secondo te, no, ti riporto qualche esempio, c'è il nostro governatore della Campania che usa espressioni molto forti, no? Dice, sicuramente lo fa per disincentivare di uscire, ti scatena l'ilarità, perché comunque ti scatena il riso, ti scatena, voglio dire, c'è cioè il video su WhatsApp che gira la catena, però dove... Cioè, si ferma lì, se fate la laurea vi mandi i carabinieri con il lanciafiamme. Ovviamente, voglio dire, ironia massima. Però poi c'è l'altra faccia della medaglia, dove alcuni sindaci, per esempio, fanno: non potete uscire, se uscite io vi seguo con i vigili, vi multo, vi mando a casa. Cioè, sono parole molto, molto, molto... Cioè, limitiamoci a dire, state a casa, punto. Usare queste espressioni anche politiche, che possono essere molto dure... È pesante, anche voglio dire, cioè, per chi le recepisce, per chi è più sensibile, per chi ha più paura, per chi ha più timore. Sì, sono abbastanza d'accordo. Allora, Yolanda ha scritto: perché le persone preferiscono la cosiddetta informazione indipendente, magari fatta da reietti della comunità scientifica, nella vita reale gli emarginati non piacciono a nessuno. Diciamo che questo più o meno abbiamo risposto. Sì, è una questione. Tra l'altro, lei dice non è un controsenso, no? Però in realtà no, perché secondo me, almeno, opinione completamente personale, ovviamente io non sono un sociologo, ma sono proprio quei reietti della società che proprio perché non piacciono a nessuno cercano una fonte di notizia alternativa che confermi la loro visione e che li conforti nell'idea che no, non stanno sbagliando. È una cosa molto umana da fare. È anche molto pericolosa perché viviamo in un mondo quanto più connesso, cioè non siamo mai stati così tanti sul pianeta, non siamo mai stati così connessi, perciò le conseguenze delle azioni di una persona non sono mai state così tante, così numerose, così enormi, quindi esatto. Allora, le ultime due cose, poi ti lasciamo per non, diciamo, dire, impegnare troppo tempo. Allora, Francesco chiedeva quale libro consigli per approcciarsi ad uno studio della fisica e della meccanica quantistica da autodidatta? E poi alla fine ti chiedo io personalmente, diciamo, cioè, lasciamoci con un messaggio sulla corretta informazione, messaggio che consiglio poi ti senti di darci su, diciamo, cioè, su informarsi in maniera... voglio dire eccellente per quanto possibile. Sul libro ci sai dare qualche consiglio immediato, anche se allora, non è molto ho scoperto facile, adesso ce ne sono... una cosa, ho scoperto un libro che non è di meccanica quantistica ma ti insegna a imparare, dove secondo me ci sono degli ottimi consigli, si chiama Ultra Learning e lo sto leggendo proprio adesso. È molto intelligente, mi piace molto, quindi quello intanto, cioè per qualsiasi cosa che vuoi imparare da autodidatta. Secondo, io mi sto godendo molto i... ce l'ho qua. Il minimo teorico di Leonard Susskind. Susskind, come cazzo si pronuncia, non lo so. Comunque è questo qua, ecco. E c'è, in realtà, questo è il secondo volume. Il primo è la meccanica che, secondo me, andrebbero fatti in coppia. Questo qua, e se non capisci quello che sta dicendo, andare a cercare gli argomenti, magari delle lectures online o delle cose così. Lui ha fatto anche delle lectures online su questo. Quindi secondo me questo è un buon inizio perché cioè, costa come un romanzo, costa 10 euro questo qua. Quindi è buono, ecco. Quantum Mechanics, The Theoretical Minimum di Susskind. Anche perché la caricheremo su YouTube questa diretta. Ah, ok, va bene. Allora li mettete. Ok, quindi l'ultimo... Lasciamo, che consiglio senti di dare a chi ci ascolta e chi ci ascolterà sull'utilizzo proprio cioè, della comunicazione, degli strumenti di comunicazione?
Allora, intanto siate molto selettivi con le persone che seguite, perché cioè, le piattaforme come Facebook, Twitter o cose così sono fatte apposta per farvi condividere quanto più possibile, per mostrarvi le notizie che vi faranno di più arrabbiare, che vi faranno stare di più sulla piattaforma, perché quello è il modo in cui fanno soldi. Quindi, per quanto possibile, dovete cercare di essere molto minimalisti con le persone che seguite e con il tempo che dedicate a queste piattaforme, perché è nel loro interesse darvi un'informazione sbagliata e farvi arrabbiare e farvi dire cose che non sono vere, ecco. Quindi intanto siate selettivi sulle persone che seguite. E secondo, quanto più possibile prendete come abitudine quella di anche solo mentalmente verificare le fonti, cioè dire, ma sono sicuro di questa cosa? No, vabbè, ma allora non la condivido. Non è che dovete per Posso forza dire. leggere uno studio scientifico per ogni cosa che vi capita sulla home, però avere quell'attimo di dire, ma vale la pena condividerlo, quel mezzo secondo, no, di indecisione prima di Ti condividere. permetti. Credo che già sia molto per quello che possiamo fare come individui, ecco. Noi questo stiamo cercando di fare come associazione. Siamo giovani, cioè nel senso che l'associazione nasce 2 anni fa in provincia di Caserta, appunto da Casal di Principe, non so se lo conosci, e siamo 18. E l'intento nostro era proprio questo, fin dall'inizio, era quello di prendiamo queste fake news e abbattiamole. In che modo però? Non semplicemente con il post, però avendo un approccio proprio relazionale, reale, pratico, concreto. Abbiamo fatto i convegni, abbiamo fatto i corsi di formazione, abbiamo fatto presentazioni di libri. Ora siamo partiti con il giornalino, che vale più per noi che per gli altri, perché ovviamente cioè, dobbiamo prima imparare, poi forse possiamo trasmettere agli altri. E questa, diciamo, la regola principale di questa associazione. Ok, Costanza, ti ringraziamo. Io invito Grazie a tutti voi, è i ragazzi stato un piacere. a seguire il tuo canale YouTube. Ripeti tu il nome perché non lo voglio sbagliare. Si chiama Polinerdeia e lo trovate nella descrizione del mio account Instagram, quindi se volete è lì. Seguite Costanza e seguite il suo account YouTube. Troverete questa diretta su YouTube appena riusciamo a caricarla, come tutte le altre. Quindi sarà anche più facile per chi già utilizza YouTube, diciamo, incontrarti su quella piattaforma. Ok, mi ha fatto un sacco piacere. Anche a me, ti ringrazio. Scusaci per l'inizio, per il disturbo No, della. capita, Va capita. bene. A presto e buona serata. Ciao, 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 ciao a ciao ragazzi. tutti.